Siamo al centro di accoglienza Baobab a Roma e come vedete ci si sta preparando per un concerto in questa sala, ma questa in realtà non è una sala da concerto, bensì è? È una mensa sociale del centro di accoglienza Baobab, è un centro di accoglienza dove ospitiamo circa 210 persone, è un centro di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati. Ma oltre ad essere un centro di accoglienza vedo che fate concerti, quindi voi interagite anche con la città, col quartiere? Sì, è un centro d'accoglienza che in realtà che accoglie anche i cittadini del quartiere e di conseguenza facciamo attività culturali che in qualche modo che sono coinvolti anche tutti i cittadini del municipio stesso e della città intera. Senta, alle spalle della camera lì vediamo che voi state preparando tutte le telecamere, avete tutto un set di sound, di controllo del suono, che cosa state facendo? In questo momento noi stiamo lavorando per un format che racconta, che narra degli musicisti comunque africani che hanno una certa età, percorrendo... Una certa età che vuol dire? Che vuol dire che sono dei artisti che hanno comunque, sono ormai settantenni, ottantenni, percorrendo la traccia del social Buona Vista Social Club, dove si racconta questi artisti che ormai sono dei famosi artisti che ormai però in pensione però hanno dato moltissimo alla nostra cultura, alla cultura mondiale. E nonostante tutto quello che hanno dato, voi volete che tornino a ridare di nuovo qua? Eh sì, l'obiettivo era quello. Oggi vorremmo che si parlasse anche in modo positivo del mondo dell'immigrazione, che esiste gente che fa cultura, esiste gente che in qualche modo è anche un fonte di ispirazione per tutti quelli che sono i nuovi giovani, i nuovi immigrati. Stefano Saletti, cos'è questo strumento? È un bouzouki greco, uno strumento della tradizione musicale greca. Strumento greco, locale africano, che sta succedendo? Si incontrano il Mediterraneo e l'Africa in un progetto di interscambio culturale e ci sarà un concerto di una cantante eritrea che si chiama Selam e con la quale sto lavorando insieme a un'altra cantante che è Barbara Eramo per un connubio ideale tra musica del Mediterraneo, musica con questi strumenti, il bouzouki, l'oud e la voce africana. E tutto questo quando lo potremo vedere? Il concerto con Selam è il 14 dicembre all'Auditorium Parco della Musica di Roma. Si parla molto di integrazioni, di leggi, di ius soli. La musica quanto serve a integrare le persone? È un luogo comune, ma è vero, la musica è un linguaggio universale. Succede che noi suoniamo con musicisti che vengono da altri continenti e non è alcun problema, anche con musicisti che hanno un approccio alla tradizione, alla religione, alla cultura completamente differente dal tuo. Io ho diretto degli ensemble con musicisti arabi e israeliani insieme e con la musica si riesce a dialogare. Ma Selam, qui al centro, fa anche un altro lavoro. Che cosa ci stai cucinando? E quello si chiama spritz rossa. E come è fatto? E prima fai cipolla, e dopo fai pomodoro, dopo carne di manzo, era piccante, con la nostra, si chiama pepere, che si chiama peperecini. Sei cuoca amante cantante, ci canti qualcosa? Sì, come no. Abba shawaz vancerhi tawalli awarhi. كبس عشومة إسراء قدرت تبين بك